palestra, per cui non so se si può ancora definire tale, è qui con noi Guido Catalano. Grazie, grazie a tutti. Guido palestrato di Catalano. Poeta, figura depressa, marginale, giustamente, secondo Taloni, che ti tradisce perché va in palestra. Lei ci è rimasto male. Ci è rimasto, l'ho preso come una cosa personale. Diventato molto bello fisicamente. Quando qualcuno va, chiunque, quando qualcuno va in palestra c'è qualcun altro che soffre. C'è qualcuno che soffre, è ingiustizia. Catalano, spariamo subito una poesia per dare centralità a questa forma di comunicazione. Mi piacerebbe molto. Userò questo. Userò questo. Allora, questa è una poesia che parla di poesia, è una metapoesia dunque, è una, non è una poesia tra l'altro, è un decalogo, un consumo dei giovani poeti e poetesse che ci stanno ascoltando. È una non poesia metapoetica. Esattamente, si titola decalogo, in realtà sono 9 punti, ma ce ne siamo accorti troppo tardi, l'abbiamo stoppato con 9 punti, ma fregatevi, cioè non contate. Decalogo, non scrivere poesie. Se ti viene da scrivere poesie, non scrivere poesie, fai altro, tipo masturbazione, pesca, decespugliazione, go-kart, guarda la tele, dormi. Se proprio non ce la fai a non scrivere poesie, una volta scritta la poesia, cancellala subito dal computer. Se l'hai stampata, appallottolala e mangiala. Se proprio non riesci a distruggerla, evita per l'amor di Dio di andare in giro a leggere la tua poesia in giro. Anche se ti invitano a farlo, non farlo, mentono, ti pigliano per il culo, sono sadici oppure pazzi. Se qualcuno ti dice che bella questa poesia, non credergli, ti piglia per il culo, oppure è sadico, oppure è pazzo. Non fare amicizia con i poeti non esistono. Fare amicizia con qualcuno che non esiste è sintomo di follia. Se qualcuno ti si presenta dicendo sono un poeta, colpiscilo con tutta la forza che hai sulla fronte, col palmo aperto della mano, urlando suca! Evita assolutamente i raduni di poeti. Se per disgrazia ti trovi un raduno di poeti, non andarci armato. Uccidere un poeta o un raduno di poeti sarà quasi certamente considerato dalla legge italiana un eccesso colposo di legittima difesa. Non usare mai una fiamma ossidrica per accenderti una sigaretta. Abbiamo il poeta. E allora, per celebrare il paese ospite di quest'anno qui al Salone del Libro, che è la